E adesso restiamo ancora a Pescara per parlare del Consiglio Comunale allargato alla nuova Pescara. Di questo si parlerà oggi pomeriggio, il Consiglio Comunale che sarà seguito anche dal nostro Luca Pompei, che vedo già collegato in diretta. Luca, buongiorno. Allora, cosa si prevede? Buongiorno Anna, c'è un esito inequivocabile di un referendum di quasi 8 anni fa. Il 64% degli aventi diritto hanno dato il loro parere favorevole alla grande fusione tra le città di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Questo è seguito a una legge regionale e dunque non si capisce per quale motivo l'attuale classe dirigente della nostra regione ponga ancora delle opposizioni a tutto questo. In più c'è da dire che oggi alle 18 è stato convocato un consiglio comunale allargato per quanto riguarda i comuni appunto di Pescara, Montesilvano e Spoltore per fare il punto della situazione su questo processo frenato già da troppo tempo da opposizioni singole o giochi politici. Cercheremo di capirlo in qualche modo intanto con le telecamere di Incronaca che la prossima settimana proporrà ai nostri telespettatori un ampio reportage sul tema, ma anche come redazione social per fare chiarezza su questo e cercare di capire chi si oppone, chi invece vuole un'accelerazione, ma il punto di partenza, Anna, è sempre quello: non si può tornare indietro. C'è un referendum, c'è stato un referendum, c'è una legge regionale, non si può tornare indietro e si deve fare in fretta e cercheremo di capirne di più. A te, Anna.